Ministro Lanzillotta, secondo lei qual è il rapporto ideale tra istituzioni e nuove tecnologie? Il rapporto ideale è prima di tutto che le istituzioni devono utilizzare le nuove tecnologie per essere più moderne ed efficienti, per ridurre la burocrazia, per essere più accessibili. E poi le istituzioni devono anche aiutare la modernizzazione di tutto il sistema, sia delle imprese che il sistema dei servizi, attraverso l'immissione di nuova tecnologia in una serie di attività tradizionali. In parte nell'industria lo stiamo facendo con Industria 2015, dove viene finanziata proprio l'innovazione nei settori del Made in Italy, dell'efficienza energetica, dell'infomobilità, delle tecnologie dei beni culturali, che danno un grandissimo spazio all'uso di informatica e di nuove tecnologie nei settori che sono i settori che possono di nuovo trainare l'Italia e la sua crescita.